Siamo con Anna Maria Padoan al suo studio Artisti Fuori Cornice, uno studio relativamente nuovo ma che sta facendo passi da gigante. Oddio, dai, piano piano arriviamo, io non sono per le grandi cose ma le piccole cose, penso che tante piccole cose messe insieme fanno bello, insomma, ecco, io non sono così fuori, insomma, sono fuori cornice, però vabbè, questo sì. Dimmi, questa è una tua... un tuo studio personale, però non soltanto questo. Allora, io devo ringraziare il proprietario del negozio, Giorgio De Bè, che è già una persona molto inserita nel mondo dell'arte, l'ho conosciuto tramite un altro amico che è Giancarlo Foliga, dove hanno poi insistito che io entrassi in questo mondo, che avevo abbandonato per problemi di lavoro, no problemi, insomma, per lavoro, il lavoro ci dà da vivere, bisogna lavorare. Però piano piano ho capito che è una cosa che mi stimola, mi piace, tirava fuori qualcosa dentro che ho sempre voluto accantonare perché non volevo che uscisse. E invece adesso sta esplodendo e non posso più trattenerla. Ecco, io ringrazio Giorgio De Bei che mi ha dato questa possibilità e questo studio piano piano sta crescendo con delle novità, anche perché ho conosciuto Manolita De Paoli, è una scultrice da più di 20 anni, che in questo momento l'ho invitata ma non c'è fisicamente perché è negli Stati Uniti e ci fa dei corsi di scultura. Poi ti farò vedere anche qualche scultura, sono proprio le primissime, io non ho mai scolpito niente, però se tu hai un senso artistico le cose escono e ho fatto delle cosine carine, dai, io le ritengo belle. E piano piano si crescerà anche sotto questo punto di vista, prepareremo anche dei corsi se sarà possibile, se piccoli corsi perché sì, dedicati a poche persone, a perché lo studio è piccolo, prima perché ci stai dietro meglio, secondo perché è piccolissimo, che possiamo fare cose enormi. Sì, e poi ho ospitato anche il nostro Mer, che si fa chiamare così, è un artista di Milano che comunque è molto molto bravo, che lascia un feedback molto positivo su questo studio e su di te. Ma poi mi ha chiesto se potevo ospitarlo, io un po' dubbiosa, dico boh, vediamo, insomma, però sai, io dico sempre lasciamo spazio ai giovani e lui è giovane, ha 30 anni. Mi è piaciuto quello che faceva e così l'ho ospitato questa settimana che è qui in vacanza e ha fatto anche delle opere qui sul posto, cosa che non so se io l'avrei fatta perché ho bisogno di tranquillità, di silenzio, e c'è lui in mezzo al casino, la gente che passa, è riuscito a fare delle cose belle. E questo è quanto? No, questo è l'inizio, perché adesso partono le cose interessanti, una sarà... a Chioggia. Sì, faremo una collettiva a Chioggia nella chiesa di San Martino. E sono tutti artisti padovani, quasi qualcuno è di Chioggia, sempre un po' fuori cornice, perché vedrai ci sono dei personaggi un po' particolari, non sono i soliti. Anche un'altra cosa, nelle mie opere mi dicono sempre, io amo l'esoterismo e questo lo puoi vedere. Si nota. Amo lavorare con la foglia d'oro perché e anche quello si nota. È meglio di un colore, secondo me è meravigliosa. Poi dice, ma costa? Sì, è vero, costa, però a me piace e la metto dappertutto. E mi dico, ma che sei di Chioggia, non fai le barche? E dai una volta, dai due, dai tre, parlo anche in dialetto. Proprio per dimostrare che sei di Chioggia. Ma poi ho detto, ma perché no? E allora ho voluto fare le barche Chioggia a modo mio, che poi riprende il mio stile. Degli azzurri meravigliosi, barche un po' infantili perché così li ho voluta, a vela, perché io adoro la barca a vela, perché ti lascia trascinare nel mare con questo rumore del vento che è meraviglioso, e ho voluto dare un piccolo simbolo della nostra Chioggia e vedo che piacciono. Infatti. I turisti arrivano, più che anche in altre opere che sono un po' più difficili, ammirano tanto questo tipo, questo stile, diciamo così. Vedremo le barche alla tua collettiva, vedremo l'esoterico. Sì, e vediamo soprattutto anche dei personaggi che sto preparando a casa che... lasciamo la sorpresa. Lasciamo la sorpresa, se no sei un po' particolari. E invece però sarai anche in un'altra mostra personale questa volta. Sì, la facciamo a Codevigo, con Codevigo Settembrino e la fa il prologo di Codevigo. Molto interessante perché fanno opere lirica e musica di autori anche molto importanti. Arte a 360 gradi. Per 15 giorni completamente, per cui sarà molto visitata, molto vista.
e lì mi sto preparando, ho dovuto lavorare parecchio perché le pareti sono enormi e bisogna riempirle. E questo e quella sì, sarà dal 15 al 30 di settembre, mentre Chioggia è dal 1 al 15 settembre, tutto un settembre pieno, insomma. Sì. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.